Signore, sia con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Grazie. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che mi ha fatto cielo e terra. E benedica Dio di potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore che viene sia la nostra forza. Andate in pace. Amen. Buon Natale. Insomma, la Santa Messa per augurare buon Natale, poi alla fine il Natale, che è la festa per noi cristiani cattolici la più importante di tutto l'anno, e quella che dovrebbe comunque renderci migliori e più buoni, e che dovremmo avere sempre come stella polare che ci dia l'indicazione. Ecco, per lei che rappresenta le persone in divisa, cosa significa? Ma per noi è un momento di raccoglimento, un momento in cui tutta la famiglia di tutti coloro che servono lo Stato in uniforme in questa città, in questa provincia, di ritrovarsi insieme e rinnovare l'impegno per poter proseguire il nostro servizio a favore della collettività. Allora, buon Natale a voi che siete in divisa, e il buon Natale lo faccia anche a noi cittadini. Un buon Natale a tutti, noi siamo a disposizione, siamo servitori dello Stato. Grazie. Natale, da un certo punto di vista, più felice, perché è il primo che lei riesce di nuovo a passare di nuovo nella sua città col suo incarico. È un Natale felice sicuramente, lo è sempre stato, perché noi, essendo servitori dello Stato, dove siamo incaricati di svolgere il nostro servizio, dobbiamo servire comunque. Per me è un motivo aggiuntivo di felicità e di gratitudine.
Grazie. Allora, Don Denisi, insomma, questa è una Santa Messa che ha un alto significato, un valore molto importante per le persone che portano l'uniforme, ma non solo. Auguri a tutte le forze armate della nostra città per un Natale di pace e di gioia. Naturalmente ricordiamoci che il Natale è la festa della famiglia principalmente, quindi l'augurio è per tutte le famiglie che sono intervenute in questa celebrazione, alla quale il nostro Arcivescovo ha portato gli auguri della Diocesi e della Chiesa Regina. Sono veramente contento e orgoglioso di inviare un augurio a tutti i telespettatori e i radioascoltatori della Telemelito. Dell'Arciere. E perché quest'anno, naturalmente, essendo il 2019, è un anno speciale. L'anno 21 ci troveremo di nuovo qui, ma sarà il 2020. Già un quarto di secolo è passato e speriamo di poterci ritrovare ogni anno ancora per molti anni a celebrare un Natale che sia per tutti noi foriero di una città nuova, non solo per Reggio ma per tutta la città metropolitana. Auguri ancora e buone feste e buon Capodanno. Grazie. Il cameriere del Miramonti sono io.